Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi ci troviamo di nuovo qua con voi per il nostro consueto incontro del venerdì. Oggi abbiamo la fortuna di poter parlare con il commerciale Giancarlo Noto. Il dottor Noto è un commerciale appunto della PSB SRL, un'agenzia per il lavoro, e con lui potremo discorrere di un argomento molto interessante, cioè di garanzia giovani. Quindi la prima domanda che vorrei porre al dottor Noto: cos'è garanzia giovani e quali misure prevede? Allora, garanzia giovani, anzi prima di tutto buongiorno a lei dottore, buongiorno a tutti. Garanzia giovani è un programma nazionale, qui in regione con applicazione regionale in Campania. Noi della PSB siamo una PL, agenzia per il lavoro. Grazie al nostro accreditamento noi possiamo gestire in toto il programma di garanzia giovani. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che presso di noi si possono iscrivere sia le aziende interessate ad ospitare i tirocinanti che i tirocinanti stessi. Ma non è solo il tirocinio l'unica misura che si può attivare con il programma Garanzia Giovani, ce ne sono altre, come per esempio l'apprendistato, corsi di formazione per questi tirocinanti, o meglio dire per i NET. I NET sono i ragazzi dai 15 ai 29 anni, che quindi possono usufruire delle varie misure che ci sono nel programma di Garanzia Giovani. Quindi a chi è rivolta quindi Garanzia Giovani? Lei parlava di imprese e di tirocinanti. Sì, è rivolto sia alle imprese che si vogliono quindi iscrivere a questo programma per poter accogliere questi ragazzi. I ragazzi sono i NET, cioè i ragazzi che non hanno, quindi nel momento in cui si iscrivono, in svolgimento nessuna tipologia di percorso formativo, quindi non iscritti all'università, che non siano impegnati lavorativamente, di una fascia di età dai 15 ai 29 anni. L'opportunità di Garanzia Giovani è un'opportunità, anzi diciamo un'infinita possibilità, come diciamo noi della PSP, che è uno dei nostri slogan che potete trovare nelle nostre pagine Facebook. Perché infinite possibilità? Perché c'è una doppia possibilità. Garanzia Giovani dà la possibilità alle aziende di poter quindi ampliare il proprio organico, partendo da cosa? Partendo da quello che solitamente è chiamato, diciamo, il periodo di prova, no? Quando un'azienda vuole ampliare il proprio organico, però precedentemente a un'assunzione, a stabilizzare quindi una risorsa, preferisce monitorarlo, vederlo, provarlo. Ecco, Garanzia Giovani può essere questa esperienza delle aziende, avere la possibilità poi di poter eventualmente scegliere o confermare tutti i tirocinanti che sono stati attivi in Garanzia Giovani, quindi è destinato a sia imprese che ragazzi. I ragazzi sono i NET, questo termine inglese nel quale praticamente si racchiudono i giovani dai 15 ai 29 anni che non hanno intrapreso, che in quel momento non stanno svolgendo nessun percorso formativo, quindi non iscritti a scuola, non iscritti all'università, o che abbiano terminato i loro percorsi formativi e che non stiano lavorando. È una possibilità, come diciamo noi della PSB, infinite possibilità può dare Garanzia Giovani. E in questo caso vi voglio un attimo dettagliare le due principali, cioè quella per le aziende e quella per i ragazzi. I ragazzi logicamente hanno la possibilità di iniziare ad approcciare, grazie alla misura del tirocinio, che non è l'unica, è del programma Garanzia Giovani, potrebbero anche usufruire di percorsi formativi, di attivare poi successivamente l'apprendistato, però diciamo che volendo utilizzare l'ennesimo termine inglese che ormai riempie le nostre giornate, il core business di Garanzia Giovani è stato il tirocinio. Ecco, i ragazzi in questo modo possono avvicinarsi a una nuova esperienza lavorativa, possono avere la possibilità di svolgere quindi questi 6 mesi di tirocinio presso le aziende, avere la possibilità quindi di iniziare a capire cosa vuol dire inserirsi nel mondo del lavoro. Per le aziende invece la possibilità è quella, logicamente, di poter ampliare il proprio organico per quei 6 mesi, ma con un occhio al futuro, e quindi l'idea di un imprenditore di voler ampliare il proprio organico successivamente a questi tirocini dà la possibilità di svolgere quello che è il periodo di prova per questi ragazzi retribuito. I tirocinanti di Garanzia Giovani sono retribuiti di un importo sicuramente non eccessivamente elevato, quello che possiamo chiamare insomma un'indennità o un rimborso spese, che viene in parte, verrà per questo nuovo secondo bando di Garanzia Giovani, in parte erogato dallo Stato, in parte erogato alle aziende. Garanzia Giovani, oltre alla possibilità del tirocinio, dà anche la possibilità di un percorso formativo, cioè di un catalogo, c'è un catalogo formativo, quindi corsi di formazione presso il quale i ragazzi possono aderire. Noi come APL, tra le varie misure che ci sono e che quindi spettano noi di fare come Agenzia per il Lavoro, c'è anche l'orientamento, l'accoglienza,
per questi ragazzi. Quindi il ragazzo, nel momento in cui si iscrive al portale di Garanzia Giovani presso di noi, poi viene proprio da noi, viene ricevuto dalle nostre strutture, dove troverà il nostro personale qualificato, che darà la possibilità di fare anche da supporto, quindi accompagnamento verso il tirocinio, accompagnamento quindi allo sviluppo anche del curriculum, come svolgere poi l'attività lavorativa, insomma facciamo da supporto. Quindi questo è molto interessante, questa, appunto, questa parola supporto, perché quindi voi non lasciate mai solo in realtà il tirocinante, mentre in altri casi capita il tirocinante, tra virgolette, viene lasciato a se stesso, nel suo rapporto con le aziende. In questo caso non è così. Assolutamente. Può spiegarci meglio esattamente? Assolutamente. Noi dal primo momento che il ragazzo si rivolge a noi, lo seguiamo nella preparazione dei documenti per potersi registrare al portale di Garanzia Giovani, o può venire qui da noi e ci registriamo al portale di Garanzia Giovani insieme. Successivamente la misura di orientamento, di accoglienza e di orientamento prevede proprio dei colloqui formativi con i nostri psicologi che abbiamo in struttura, che danno la possibilità di capire bene insieme al ragazzo quale può essere la misura migliore da adottare. Se il ragazzo logicamente si presenta, a prescindere dai percorsi formativi che ha fatto, con una determinata qualifica, un determinato comportamento, maturità, ecco, tale da poter essere inserito nel mondo del lavoro, allora certo il nostro consiglio sarà quello di attivare un tirocinio. Se probabilmente invece si capisce dall'orientamento che abbiamo fatto che è meglio per il ragazzo approfondire alcune caratteristiche tecniche e formative, sarà allora inviato da noi a un percorso formativo, che poi c'è questo catalogo formativo dove ci sono diversi corsi, dove c'è la possibilità che il ragazzo possa attingere, diciamo, anche a quello che poi gli può servire di più, possa essere più interessante, quello che può essere per esempio un corso di inglese, quello che può essere un corso di informatica, di grafica, poi a seconda dei corsi che ci sono i ragazzi vengono da noi destinati a questi corsi. Quindi le aziende hanno sempre la certezza di avere a che fare con delle persone formate quando arrivano. Assolutamente, assolutamente sì, cioè non è nulla lasciato al caso e non è nulla lasciato all'improvvisazione. Questo logicamente è mirato a cosa? Passo un attimo ai numeri di quello che è stato il primo bando di Garanzia Giovani, certo, che abbiamo gestito nell'anno 2015, 2016, infatti anche nel 2017, dove abbiamo attivato molti tirocini. Di questi molti tirocini, circa 500 di questi ragazzi poi sono stati avviati all'attività lavorativa. Cosa vuol dire? Che sono stati poi stabilizzati. Cioè, veniamo un attimo anche al concreto, quindi questi ragazzi dopo aver fatto questi tirocini, per molti di loro c'è stata la possibilità di essere assunti con contratti a tempo determinato, indeterminato, con l'attivazione degli apprendistati poi da parte delle aziende. Però questi ragazzi quindi hanno avuto una reale possibilità concreta, reale possibilità, una porta che si è aperta sul mondo del lavoro. Questo è ugualmente importante, oltre che per i ragazzi, è stato ugualmente importante, come stavo dicendo prima, per le aziende, perché in questo modo le aziende hanno la possibilità di ricevere del personale qualificato, personale collocato da noi, quindi anche selezionato, diciamo, e che dà la possibilità quindi poi all'azienda in questi 6 mesi di valutare. Il ragazzo può fare l'esperienza e imparare un lavoro nel caso in cui poi l'esperienza non vada confermata successivamente, ma l'azienda ha la possibilità di, una volta visto il ragazzo, perché poi, dottor Raffone, diciamo anche questo, al giorno d'oggi sono tante le cose importanti per poter poi svolgere un'attività lavorativa, cioè anche semplicemente essere puntuali, essere precisi, svolgere il proprio lavoro in team con i colleghi, quindi è molto spesso queste le aziende non hanno la possibilità di poter vedere tutti questi. L'imprenditore dice: io se devo provare un ragazzo lo devo tenere 6 mesi, 7 mesi, perdo il tempo, non lo posso pagare, lo voglio tenere gratis. Ecco che qui allora interviene invece Garanzia Giovani. Per 6 mesi l'azienda ha la possibilità di vedere questi ragazzi come si comportano, per poi dargli la possibilità di confermare nell'ambito lavorativo. E questo, diciamo, è l'obiettivo di Garanzia Giovani. Non deve essere fuffa, chiacchiere, deve essere concreto. E noi di PSB diamo questo supporto concreto sia alle aziende che ai ragazzi. Chiedo scusa se mi sono un po' dilungato, ma diciamo che è la cosa importante questa, dare concretezza ai ragazzi. Perfetto, molto esaustivo. Grazie. Visto appunto che lei ci ha parlato di numeri e quindi anche di dati concreti, potrebbe farci adesso qualche esempio di aziende e di giovani quindi hanno già partecipato alle precedenti edizioni? Assolutamente sì. Io poi, ricoprendo la figura di commerciale,
insieme a tanti altri miei colleghi che sono qui in PSP, diciamo, fatto proprio da Trade Union, diciamo, spiegando la nostra attività alle aziende e parlando spesso con i tirocinanti. E con piacere racconto la storia di due tirocinanti e quindi di due aziende poi presso le quali questi ragazzi sono andati. Roberta, che è una tirocinante che si iscrisse con noi nel 2015, iniziò l'avventura di Garanzia Giovani del tirocinio presso un'azienda che si era iscritta con noi e che cercava questa figura amministrativa, commerciale, marketing per la propria azienda, un'azienda del napoletano che fa grossa distribuzione commerciale nell'ambito dell'ingrosso alimentare. Roberta, dopo questo periodo di tirocinio di Garanzia Giovani, è stata confermata. L'azienda poi con noi, che offriamo anche altre attività fortunatamente, l'azienda con noi ha svolto anche attività, altre tipologie di attività come la privacy, la sicurezza, e ho avuto modo quindi poi spesso, ritornando in azienda, di rincontrarla, di vedere che poi lei là si è stabilizzata e ha avuto la possibilità di crescere lavorativamente e di essere confermata. A sua volta l'azienda ha trovato una risorsa importante, perché l'azienda non riusciva a trovare una persona qualificata, una persona che avesse quelle caratteristiche che invece noi eravamo riusciti a sottoporre. Abbiamo fatto questo match tra le due aziende che fortunatamente è andato a buon fine. L'altra esperienza, sempre molto formativa sia per l'azienda che per il tirocinante, è stata quella di un'azienda di installazione di climatizzatori che cercavano, ecco, una figura che molto spesso è difficile, cercavano, diciamo, il tecnico che poi negli uffici, nelle aziende, nelle case andasse per installare il climatizzatore. Noi siamo riusciti a selezionare questo ragazzo, Massimo, che aveva la qualifica di perito elettronico ed era un ragazzo che comunque, utilizzando un attimo un termine che i giovani usano, smanetta con l'elettronica. No. E quindi era anche una sua passione. Ed è stato così che poi lui è stato confermato da questa azienda ed è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato. E adesso diciamo che sono contenti l'azienda per aver trovato questa risorsa, lui per aver sviluppato e aver iniziato questa esperienza lavorativa. Volevo ritornare un attimo sulla domanda che lei mi aveva fatto prima, certo, per quanto riguarda il nostro supporto che diamo ai ragazzi. Il nostro supporto va veramente a 360 gradi, perché la nostra struttura ha creato uno staff molto qualificato anche dal punto di vista umano. Perché per un ragazzo inserirsi nel mondo lavorativo e preparare per esempio un curriculum molto spesso è una cosa che viene sottovalutata e ci si ferma, certo, semplicemente alle competenze, che sono sicuramente la cosa importante, ma è anche la qualità, le qualità di quel ragazzo, i pregi che quel ragazzo può avere caratterialmente. Sono quindi, che diciamo, quando noi eravamo giovani, dottor Raffone, potevano dichiararsi gli hobby. No. Ecco, un ragazzo che quindi nella vita ha anche fatto altro, è una persona dinamica, è una cosa che molto spesso adesso le aziende vogliono, perché è sempre più ricercata la figura che è preparato in maniera competente, ma che poi sia una persona socievole, aperta, perché poi si troverà a lavorare in team. Quello che per esempio molto spesso le aziende chiamano il problem solving. Ecco, il problem solving dal punto di vista tecnico e se sei un esperto risolvi quel problema, però il problem solving è anche avere avuto delle ottime persone, dei formatori come quelli che ci sono qui in PSB, che durante l'orientamento ti dicono come poter gestire, ecco, le tue capacità anche sociali, di socializzare con i colleghi e di poter stare in team. Garanzia Giovani è stata sicuramente anche questa opportunità, perché quando anche nel caso i ragazzi poi dopo non abbiano avuto la possibilità di stabilizzarsi presso quelle aziende, hanno potuto fare una grandissima, sono maturati, una grandissima opportunità, perché sono maturati, perfetto, sì. E adesso, diciamo, un'ultima domanda, che secondo me forse anche, diciamo, quella la chiave di volta, ecco, tutto, sì, quanto il discorso abbiamo fatto fino a ora, cioè le aziende, i ragazzi appunto che vogliono partecipare a questa Garanzia Giovani, che vogliamo ricordare dovrebbe iniziare a breve la nuova edizione, come possono fare per contattarvi? Allora, principalmente le aziende possono sia contattarci telefonicamente che contattarci via mail. Telefonicamente presso la nostra sede di via Medina, noi rispondiamo allo 081 230 32 11. Poi abbiamo le nostre pagine Facebook e i nostri siti di PSB, quindi ci potete trovare nel web e ci potete sicuramente contattare anche via mail alla nostra mail info@psbsrl.it. Diciamo due cose importanti per concludere, poi proprio scendendo un attimo nel tecnico.
I ragazzi avranno da noi una modulistica da compilare con pochi documenti che ci devono rilasciare, quindi è una cosa molto semplice potersi iscrivere a Garanzia Giovani, ma noi siamo qui a completa disposizione loro per poter completare l'iscrizione. Le aziende invece dovranno avere pochi capisaldi, tra cui regola la firma digitale, poche altre caratteristiche che comunque rendono molto semplice l'iscrizione a Garanzia Giovani, ma noi siamo qui di supporto per loro. E l'iscrizione è gratuita? L'iscrizione è gratuita, sì, perfetto. L'iscrizione è gratuita a Garanzia Giovani, sia per le aziende che per i tirocinanti, e volendo possono anche venire qui da noi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, noi siamo a Via Medina 5. Anzi, vi aspettiamo, accogliamo anche i ragazzi che vogliono avere delle ulteriori informazioni su Garanzia certo. Giovani. Noi siamo aperti ad accoglierle e indirizzarli al meglio. Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei. Arrivederci.